trovati al nostro appuntamento con la trasmissione La Famiglia che oggi dedichiamo al tema famiglia e periferie. Abbiamo in studio con noi due ospiti graditissime Antonella e Antonella Surco che è impegnata nelle scuole della pace e la professoressa Valeria Martano che chiamiamo Valeria Martano perché viene qui con la sua esperienza di insegnante ma non solo. Ecco, oggi lei ha anche un ruolo di responsabilità nel coordinamento delle attività educative, giusto? Esattamente, cosa? Allora diciamo che dal punto di vista professionale io lavoro per il Ministero dell'Istruzione, sono un'insegnante, esiste questo progetto per il recupero dei ragazzi, del disagio che impegna un centinaio di insegnanti sul territorio nazionale, quindi ci occupiamo di questo, ma da tanti anni, da quando ero più giovane di lei... Faccio parte della comunità di Sant'Egidio, quindi diciamo, a livello volontario, sono in periferia. Ho insegnato per tanti anni lì, ma sono in periferia per coordinare la nostra presenza, con, appunto, accanto alle famiglie, con i giovani, con i bambini, con gli anziani, con gli adulti. Esiste tutta una molteplicità di presenze di Sant'Egidio nella periferia di Roma, ma direi nelle periferie del mondo. Ecco la comunità di Sant'egidio che proprio in questi giorni festeggia 48 anni di vita perché è nata nel 1968 sì. e oggi conta 60.000 membri volontari in 74 paesi del mondo. Ecco il Papa sì. ha ricordato tante volte, poi ascolteremo anche le sue parole a voi, alla comunità e nell'incontro con i poveri a Santa Maria in Trastevere. Ma il Papa sottolinea tanto questo aspetto della solidarietà, di questa familiarità tra le persone, dell'incontro. Ecco, voi eh, entrambe insomma, avete, siete cresciute, possiamo anche dire, no? con l'esperienza della comunità di Sant'Egidio. Volevo un pochino sentire le vostre esperienze, forse anche a partire da Antonella, che appunto ci dicevi sei, sei nella comunità insomma, da, da tanti anni. Sì, sono una comunità da tanti anni e in particolare ora mi occupo appunto delle scuole della pace. E le scuole della pace sono tante, solo a Roma se ne contano una ventina in varie periferie, in molti quartieri periferici. Io in particolare faccio servizio all'Aurentino e faccio questa scuola della pace che è vero, è un dopo scuola, quindi è un aiuto, un sostegno scolastico a molti bambini. Ma soprattutto l'idea della Scuola della Pace è quella di educare i bambini alla solidarietà, alla pace e lavorare sull'integrazione fin da bambini. Quindi. Infatti le Scuole della Pace vedono sia bambini italiani, stranieri, rom, c'è un po' di tutto. Insomma. Quindi aiutano a stare insieme, e fare a fare amicizia insieme, e non solo. A Fare amicizia, fare i compiti, giocare. In particolare se siete eh, lavori, diciamo, tra virgolette... <ride> E fai servizio nella zona del Laurentino 38, che spieghiamo un po' per chi non è di Roma, mm -hmm. per i nostri telespettatori. Eur, possiamo dire Eur, no? Diciamo periferia. Periferia Sud, uno degli ultimi quartieri della grande edilizia popolare, subito prima di Torbella Monaca, quindi... È un agglomerato di palazzi noto per i suoi ponti, no? per questi ponti che erano stati costruiti pensando di creare dei servizi, oggi spesso sono vuoti o occupati in maniera abusiva, noi abbiamo un, un centro nostro su uno di questi ponti che fa da ponte veramente però perché è un luogo, è una casa aperta dove... Appunto c'è la Scuola della Pace, dove abbiamo un centro di raccolta di abiti, di preparazione di cibo per i poveri, quindi famiglie del quartiere si incontrano lì per poter portare avanti un discorso di solidarietà, di apertura ai tanti bisogni, perché sono quartieri, sono circa 30.000 persone che abitano la 38, per, per dare un, un ordine di grandezza, sarebbe una piccola città. Ecco, a Roma abbiamo sentito parlare, io almeno... Di, insomma, di questo quartiere anche per disagio legato a um, spaccio di droga ad esempio sì. lei conosce bene queste problemi ha detto che è tanti tanti anni che lavora nelle periferie? Sì, il problema è questo: qui si parla di famiglia. Allora eh, la famiglia è un nucleo indispensabile nella vita di una persona. E il problema delle periferie oggi è che invece si mh, mancano sempre più quelle reti familiari, quelle reti di supporto che un tempo forse noi riconduciamo a volte un po' all'ambiente più rurale o del villaggio, non è detto, io non, non credo che esistano delle età dell'oro, esiste però un problema oggi molto serio, noi lo possiamo vedere, faccio l'esempio di Laurentino 38 perché lo conosciamo molto bene, eh, su questi ponti fino a qualche anno fa c'erano anche associazioni, sedi di partito, gruppi che creavano aggregazioni, su cui si poteva essere d'accordo o no? Eh, oggi praticamente c'è la parrocchia, c'è la comunità di Sant'Egidio, c'è mi sembra una chiesa protestante, un po' più in là e poi basta. Allora, quando c'è un problema familiare, quando c'è un anziano che rimane solo, quell'anziano rimane proprio solo, nel senso che attorno a lui non c'è la possibilità neanche di incontrarsi fisicamente. Questi quartieri nuovi che poi assomigliano un pochino alle nuove megalopoli, diciamo, che sono in America Latina, in Africa, in, in, in Asia. Cioè, palazzi alti e non ci si muove più a piedi, i negozi sono concentrati nei centri commerciali, quindi c'è tutto un tessuto sociale che un pochino viene a mancare. Allora, il lavoro che fa la comunità è di provare a ricostruire questo tessuto sociale, questa rete in cui ognuno di noi ha bisogno di vivere, perché ha bisogno del vicino, del conoscente, del parente, e allora si ricrea quell'armonia. Le scuole della pace coinvolgono i bambini ma anche le famiglie, no? È anche proprio un modo di aiutare anche sostenere per esempio i genitori nel difficile compito di essere genitori oggi. Quindi solitudine, individualismo, no? un bambino che magari si trova solo perché i genitori passano tutto il giorno fuori a lavorare, non ha parenti e magari ha, appunto amici, persone di riferimento, che, come diceva l'ambiente rurale ma anche un ambiente di città più piccola. la la metropoli diventa questo. Che, che esperienze, che storie vivi con e, questi bambini? Alla scuola della pace conosco molti bambini che eh, appunto vivono questa esperienza, che sono, passano i pomeriggi da soli eh, in, nei ponti e quindi tra di loro perché le mamme lavorano. O comunque sono impegnate e quindi c'è questa nuova diciamo, povertà che a volte non, non è per forza materiale ma che diventa di solitudine e, e in questo senso alla scuola della pace eh, insegniamo sia ai bambini ma anche in generale alle famiglie e diventiamo un po' famiglia con loro quindi eh, perché è questo poi che, che, che anche io ho imparato alla scuola della pace, quella di, di, di farmi famiglia con, con queste famiglie di Laurentino. Si creano proprio dei legami di fiducia. Sì, dei legami di fiducia, quindi a, mi è capitato a volte di, di famiglie anche povere materialmente che ci chiedessero la spesa. Comunque penso che per una persona adulta, una mamma di famiglia, è una difficoltà quella di chiedere un aiuto così. E, e quindi sì, diamo un aiuto materiale con la spesa, si, si fidano di noi, ci aiutano, ci chiedono aiuto per, per parlare con le maestre, per difficoltà varie familiari, tante mamme sole, ci sono tante, anche in questo senso, le famiglie, tanti padri eh, che non ci sono più e per vari motivi e quindi la mamma diventa una ragazza madre. Anche la povertà è quella poi dei, dovuta alle separazioni. Sì, questo devo dire, io anche nell'esperienza che ho fatto di insegnamento, insomma, spesso già a 6-7 anni i bambini vivono con uno solo dei due genitori, non parlo di Laurentino, parlo in generale, allora, evidentemente questa solitudine, il peso di far crescere un bambino da soli è molto grande, si può vivere a volte poi lontani magari dalla famiglia d'origine, quindi c'è bisogno e noi crediamo che la comunità ecclesiale abbia un po' questa responsabilità no? di ricostruire questi tessuti, questi legami familiari, è vero quello che dice Antonella, cioè far parte. Quello che noi in Sant'Egidio chiamiamo il servizio ai poveri, lo chiamiamo amicizia con i poveri. Per noi una, non esistono le categorie, esistono le persone, i nomi, le storie. E allora si tratta di ricostruire questo legame che si è perso, ma questo con tutti. Anche con la persona che vive per la strada, a volte magari viene fuori da una storia di una separazione, che ha perso magari, si rompe qualcosa dentro. no? Siamo tutti fragili, abbiamo tutti bisogno di, di, di sostegno, tutti abbiamo un momento nella vita in cui ci succede qualcosa, una malattia, un problema grave, un lutto in famiglia. Gli equilibri umani sono molto fragili, si possono rompere molto facilmente quando si è soli. Allora c'è un grande bisogno di creare questi ambiti familiari, questo è un impegno che noi ci prendiamo. Ecco, noi lo facciamo con gli anziani, lo facciamo con appunto con le famiglie e poi l'altra chiave è anche quella di aiutare ad uscire da sé. Perché io credo che questa sia una grande differenza no? tra la proposta cristiana e a volte diciamo un cercare le soluzioni, magari in, in, in altrimenti, no? Il problema è uscire da sé, noi questo l'abbiamo imparato, cioè. Il problema dell'altro, prendermi cura di un altro, insegnare a un bambino aiuta magari anche a studiare meglio. <ride> no, perché? <ride> Ma io no, no, perde tempo alla scuola della pace, non ci risulta. In genere, anzi, occuparsi degli altri è anche un modo per imparare ad amministrare il proprio tempo, le proprie risorse, le proprie energie. Lo dico anche così personalmente. Insomma, io avevo 15 anni quando ho iniziato a fare la scuola della pace, adesso sono molti, molti, molti di più. Un lavoro l'ho trovato, ho studiato, ho lavorato ho potuto pubblicare degli studi, quindi voglio dire... Non è stato tempo, diciamo... Non è stato tempo perso, credo che c'è un'esperienza umana che si acquisisce, che ci arricchisce moltissimo, ma soprattutto è il capire che i problemi si trovano uscendo da sé. Papa Francesco dice sempre che bisogna uscire, no? Allora uscire dal chiuso della propria casa, ma anche uscire da se stessi, aprire gli occhi, vedere... io trovo che questo sia molto importante. Per esempio, tante volte noi oggi rischiamo di vivere un pochino dentro una bolla, perché vuoi la virtualità delle comunicazioni, si sta sui social network, ci si incontra magari virtualmente non... e allora il rapporto con la realtà è sempre più immediato, no? Invece abbiamo bisogno di incontrare gli altri, incontrando gli altri capiamo anche che cosa possiamo dare e dare sempre c'è sempre più gioia nel dare che nel ricevere, questo l'ha detto Gesù e noi pensiamo che sia assolutamente vero, cioè è un'esperienza che facciamo ogni giorno. Allora, grazie per questa testimonianza. Prima di sentire poi un pochino anche in questo, a questo proposito l'esperienza di Antonella, volevo ascoltare con voi le parole del Papa nell'audienza generale del 2 settembre in cui dice praticamente proprio quello che avete detto eh, voi e possiamo ascoltarlo ora eh, capendo anche meglio, pensando proprio a queste situazioni no? di solitudine che si vivono nelle periferie. Ascoltiamo. In effetti l'alleanza della famiglia con Dio è chiamata oggi a contrastare la desertificazione comunitaria della città moderna. Ma le nostre città sono diventate desertificate per mancanza d'amore per mancanza di sorriso, Mol tanti divertimenti, tanti, tante cose per perdere il tempo e far ridere. Ma l'amore manca. E proprio la famiglia. È proprio la famiglia, quel papà, quella mamma che lavora noi con i figli, il sorriso di cui una famiglia è capace di vincere questa desertificazione delle nostre città. E è, questa è la vittoria dell'amore della famiglia. E... Ningun, nessuna, nessuna ingegneria economica e politica è in grado di sostituire questo apporto delle famiglie. Il progetto di Babele edifica grattacieli senza vita. Lo Spirito di Dio, invece, Fa fiorire i deserti. Dobbiamo uscire dalle torri e dalle camere blindate delle elites per frequentare di nuovo le casse e gli spazi aperti delle moltitudini, aperti all'amore della famiglia. Antonella, nessuna ingegneria economica e politica può sostituire l'apporto delle famiglie, di questo spirito familiare. Sei anche studentessa di ingegneria, sì. vero? Sì. Quindi sai un pochino come funzionano queste scienze, hanno qualcosa a che fare con, con la vita? Come vivi questo tempo insomma, anche di volontariato? Sì, ecco, io appunto studio ingegneria gestionale e quindi, come diceva prima Valeria, secondo me. È... Penso che il tempo investito uh, in questi che poi, nei bambini della Scuola della Pace, sono un po' la mia energia più forte quotidianamente, cioè eh, appunto perché per me è un servizio a, a, a queste famiglie, che, a questi bambini che diventano famiglia per me. Quindi eh, io penso il venerdì, faccio Scuola della Pace, e, e penso che mh, non è una cosa che si limita al venerdì. Cioè, è un impegno quotidiano, è il pensiero del bambino, di come va a scuola, di andare a parlare con le maestre, come dicevo prima. Quindi eh, è come gestirmi il mio tempo, è, è come farebbe, credo, un familiare per qualcuno a cui tiene. Cioè, è tutto, riguarda la mia vita, insomma. Il sorriso, insomma, tu sei anche per loro questo il, che dice il Papa del sorriso nelle città, no? Che... Che fa sparire questi deserti che annulla queste solitudini, voi lo, lo vivete. La no, desertificazione mi sembra un'espressione di Papa Francesco estremamente chiara e veramente che esprime quello che è la, il problema delle nostre periferie. Veramente sono dei deserti e tanti fatti anche terribili che noi leggiamo dallo sbandamento di tanti giovani. Eh, vabbè, penso ci sono anche problemi macroscopici, possiamo pensare al fenomeno dei foreign fighters in Europa, perché giovani europei scelgono una via di violenza, una via di morte? Dove stavano? Chi ci ha parlato? Eh, a chi hanno confidato la loro angoscia e la loro ricerca che magari è finita in mano a cattivi maestri? Ci sono tanti cattivi maestri. Allora bisogna aprire delle buone scuole, bisogna trovare dei buoni maestri, bisogna trovare sostegni alla famiglia. Noi, io credo che noi tante volte incontriamo questo, no? la difficoltà di far fronte alla vita da soli. Prima dicevo basta una malattia, basta un lutto. E veramente io penso che noi abbiamo incontrato persone devastate da tutto questo perché, perché non avevano qualcuno a cui appoggiarsi. E allora invece poter incontrare altri. Trovare un ambito familiare, trovare una ragione per cui vivere, un altro a cui donare il proprio tempo, il proprio affetto, quel capitale di amore. Io credo che si disinnescano tanti conflitti. La storia di Antonella, come quella di molti, diciamo, a 48 anni di vita Sant'Egidio ha tanti giovani che sono cresciuti così, che magari sono stati bambini nella scuola della pace, oppure sono nati in una famiglia che stava in comunità e che quindi ha, diciamo. Educato fin da quando erano piccoli anche a questo gusto dell'altro, no? a questo gusto del dare eh, più che del ricevere, dell'accumulare per sé. Ma io credo che questa è un'energia di bene che, eh, per usare le parole dell'enciclica sull'ambiente, purifica l'aria. Cioè, noi abbiamo anche, viviamo un mondo un po' inquinato dall'egoismo, dall'egocentrismo e a volte non se ne riesce ad uscire fuori, si cercano tante soluzioni. Forse la soluzione è lì a portata di mano, effettivamente è quello che dice il Papa. Cioè, Dobbiamo ripulire l'aria ecco, da, da tante scorie e creare degli ambiti in cui si possa respirare a pieni polmoni e ricostruire, ricostruire rapporti veri. Ecco, volevo anche ricordare ai nostri telespettatori che Valeria Martano è stata, ha portato la sua testimonianza in occasione della presentazione dell'enciclica Laudato Si nel giugno scorso. Sì. Ecco, è stato lì che ha appunto raccontato di questa sua esperienza nelle periferie. E mi colpiva una cosa che lei diceva: appunto, lavoriamo per sottrarre all'inquinamento umano spazi di bellezza e umanità. Esattamente. E il Papa parla di ecologia umana, cioè, questo discorso che il Papa fa su questa casa da custodire, questo ambiente certo. da custodire, non è solo. Certo, la, la natura, tutto quello che ci sta intorno, ma le relazioni. Esattamente. L'ha spiegato molto bene. No, la, la svolta del, dell'enciclica della Laudato Si è esattamente questo, rimettere al centro il discorso sulla casa comune, la casa comune di una famiglia comune, per cui io non posso dire, non mi interessa cosa succede eh, nel, nel palazzo di fronte a me, ma eh, la cura dell'ambiente umano e dell'ambiente eh, inteso come natura, come ambiente umano e ambiente urbano, eh, vanno assolutamente insieme. Il discorso sulla desertificazione delle periferie è un discorso molto serio, nel senso che appunto è la mancanza di punti di riferimento, il fatto che come diceva prima Antonella un bambino magari passa lunghe ore anche da solo, magari per strada, non ci sono centri di, di, aggregazione. di aggregazione. Ci sono le parrocchie, bisogna dire che fanno un grande lavoro. Ma Evidentemente no. bisogna, non basta. Non non eh, in una città come Roma, o anche in tante altre città, in cui e poi, diciamo, beh, qui si parla di statistiche anche a livello globale, cioè, purtroppo la desertificazione e la periferizzazione delle grandi città aumenta, cioè, le città sappiamo che si gonfieranno. Eh, pare che insomma nel 2050 altri 250 milioni di persone si normeranno, quindi siamo già al 52% della popolazione mondiale, arriveremo oltre il 60%. Quindi queste città immense e bisogna che ci siano in queste città degli, degli spazi di bellezza, ci siano degli spazi in cui si possa eh, trovare una bellezza sociale, umana e anche fisica. Io credo che questo è un impegno che Sant'Egidio si è preso da tanto tempo. La nostra prima cappellina in periferia è a Prima Valle ed è dedicata a San Francesco d'Assisi, ed era nel basamento di uno di questi palazzi popolari. Come dicevo prima Laurentino 38, che tra l'altro è dedicata invece a Sant'Antonio Abate, che è proprio quello che voleva, sognava di far fiorire il deserto. Quindi. Siamo integrati. Ecco, questo per... è un po' il senso, diciamo, di quello che noi cerchiamo di fare. Antonella, ti chiederei qualche storia, qualche ricordo particolare che hai di questa tua esperienza. I bambini danno la loro fiducia subito? Si incontra una difficoltà? Beh, è chiaro che quando sono bambini <coughs> e che, appunto, eh, Vivono soli, quindi passano molte ore da soli. Eh, sono così: diciamo, i bambini alla scuola della pace, quelli un po' più eh, che hanno bisogno di essere amati, sono anche i bambini un po' più agitati mm. a scuola, quindi, sono quelli di cui le maestre si lamentano, eh, i bambini che quindi vengono un po' scansati, cioè, penso. A dei bambini della mia scuola della pace che sono i bambini che poi vengono allontanati anche da, dagli altri che eh, disturbano A suggerimento so. di, di altri genitori esatto e che quindi non fa che, tutto ciò non fa che peggiorare diciamo, la loro situazione perché poi mi è capitato tante volte eh, che bambini così agitati con la nostra amicizia eh, vivevano il pomeriggio a scuola della pace in modo molto sereno invece e quindi i genitori ci dicevano, ma com'è possibile che sia così buono, sia la così bravo? Bambini. Ma non è vero, la maestra si lamenta tanto. Cioè, Tante volte questi bambini hanno semplicemente bisogno appunto di essere molto amati e, e di, farsi, di sentirsi dire che invece sono bravi, perché insomma, sono, se seguite sono bravi appunto. Quindi. Certo, allora <ride> questo che ci dite veramente ci porta anche un pochino al cuore no, di queste parole del Papa. La Chiesa un'uscita, la cultura dell'incontro. E ora voglio ascoltare con voi invece le parole che ha rivolto alla comunità di Sant'Egidio a giugno 2014, quando vi ha incontrato. Ad attendere il Papa in Piazza Santa Maria in Trastevere, immigrati, poveri senza fissa dimora, rom, anziani, disabili, membri della comunità di Sant'Egidio, poi in basilica le testimonianze toccanti di alcune persone assistite. "La preghiera è la prima opera della vostra comunità", ha detto il Papa. "Pregare significa accogliere il Vangelo dell'amore per andare incontro ai fratelli e alle sorelle nelle periferie della città e del mondo. La preghiera preserva l'uomo anonimo della città dalla tentazione del protagonismo, dell'indifferenza, del vittimismo". Chi guarda il Signore vede gli altri. Anche voi avete imparato a vedere gli altri, in particolare i più poveri. Una tensione che lentamente lascia di essere tensione per diventare incontro, abbraccio, si confonde. Chi aiuta e chi è aiutato. Chi è il protagonista? Tutte e due. O, meglio dire, l'abbraccio. Il Papa ha poi espresso gioia per la presenza di molti Nei anziani. Essi sono la memoria. Ma quando un popolo perde la memoria, è finita. Qual per è questo, il trattamento degli anziani, come quello dei bambini, è un indicatore per vedere la qualità di una società. Un popolo che non custodisce i suoi anziani, che non prende cura dei suoi giovani. È un popolo senza futuro. Popolo senza speranza. La cultura dello scarto mette al centro dell'economia mondiale non l'uomo e la donna, denaro. ma l'idolo denaro. Per questo non scarta pensare, bambini, anziani scartano, e giovani. Si scartano i bambini, niente bambini. Pensiamo soltanto alla quota di crescita no? dei bambini in Europa. In Italia, Spagna, Francia, si scartano gli anziani con questi atteggiamenti di che dietro di loro c'è una eutanasia nascosta, una forma di eutanasia. Non serve. Quello che non serve si scarta. Quello che non produce si scarta. E oggi. La crisi è tanto grande che si scartano i giovani. Quando pensiamo a questi 75 milioni di giovani di 25 in giù che sono ni, ni, ni lavoro, ni studio, senza. Il Papa si è soffermato sull'Europa che non è invecchiata ma è stanca. L'Europa è stanca, dobbiamo aiutarla. A rigiovanire, a trovare i su le sue radici. È vero, ha renegato le sue radici, è vero, ma dobbiamo aiutarla a ritrovarle. Si inizia a cambiare la società dagli anziani e dai poveri, che sono in qualche modo pietra d'angolo per la costruzione della società. Oggi, purtroppo, un'economia speculativa li priva dell'essenziale, come la casa e il lavoro. È inaccettabile. Chi vive la solidarietà questo, non lo accetta e agisce. Per questo siete famiglia dei senza cassa, amici delle persone con disabilità, che esprimono, se amati, tanta umanità. Vedo che inoltre molti nuovi europei migranti giunti dopo viaggi dolorosi e rischiosi. La comunità li accoglie con premura e mostra che lo straniero è un nostro fratello da conoscere e da aiutare. E questo ci ringiovanisce. Ecco, questo ci ringiovanisce. Quanto è importante questo incontro, questo dialogo tra gli anziani e i bambini? Sì, noi con la Scuola della Pace viviamo durante l'anno questi momenti in cui i bambini eh, vanno a trovare degli anziani nelle case di riposo ad esempio, eh, quindi che sono anziani abbandonati. E, e devo dire che è una cosa che piace molto ai bambini, cioè è un momento in cui anche loro vivono la solidarietà, quindi si preparano, eh, aspettano questo appuntamento, preparano dei biscotti e, e sono contenti di portare il loro dono a, ai loro nonni che poi tanti di loro non hanno nonni per esempio e, e quindi penso non è vero che tante volte i bambini possono eh, essere spaventati dagli anziani e invece poi con l'incontro si, si crea proprio un legame familiare eh, che si aspetta di settimana in settimana. Quindi una rete famiglie di famiglie, famiglie anche di persone soli, sole che però poi si, si, si ricostituiscono come una sì, famiglia. Sì. È quello che dice il Papa, è bellissimo quando dice voi siete la famiglia dei senza casa, senza famiglia. Ed è questo un po' quello che Sant'Egidio vuole essere nelle periferie di Roma, del mondo, cioè dare un, una casa, una famiglia, un, cominciando da dare un nome a chi non ce l'ha in questo abbraccio. Io credo che l'immagine dell'abbraccio è, è un'immagine bellissima perché è l'immagine di chi non si mette sopra un altro, ma è, è la reciprocità di questo aiuto. Il Papa ha detto anche. Qui non si distingue no? chi aiuta e chi ha aiutato, lo disse anche Papa Benedetto quando venne alla nostra mezza per i poveri, mangiò con i, con i poveri, disse qui, non si capisce chi aiuta e chi ha aiutato, ma è profondamente vero. Io credo che anche questo è anche il senso della Sant'Egide oggi, ha, ta, ha dei numeri di tanta gente, però tutto è fondato sulla gratuità, cioè questo per noi è veramente la gioia è stare insieme al Signore che incontriamo nel povero. E questo è il salario di questo popolo di volontari che gratuitamente si impegna tutti i giorni per gli altri, per i poveri. E io credo che questa cultura del gratuito sia veramente la contestazione più radicale della cultura dello scarto di cui, che Papa Francesco indica come un grande male da cui bisogna liberarsi. La gratuità che è la gioia di, di sapere che la propria vita ha un senso, una direzione e di, di trovare una restituzione amore in questo amore che viene donato. Una grande risposta di speranza, come diceva il Papa, a questa Europa, anche questa Italia, stanca. Un'ultima, ultimissima battuta o un volto che ti porti, un bambino che ti porti nel cuore, senza dire nome, o, ma un ricordo di qualcuno che ha segnato un pochino la tua esperienza fino ad oggi. E, beh sì, ne ho conosciuti tanti ah. perché sono tanti anni che faccio la scuola della pace, da quando stavo al liceo. Quindi, e... Però penso, um, sì, ci sono dei, dei, dei bambini che mi hanno, diciamo, formato e mi hanno aiutato a capire il messaggio de, della comunità e a vivere il Vangelo. Diciamo, penso che senza i poveri non, non riuscirei a, a mettere in pratica, a vivere veramente il Vangelo. E... Grazie, grazie per questa vostra testimonianza bellissima di come si diventa famiglia. Grazie a Valeria Martano e grazie ad Antonella per essere stati con noi e ai nostri telespettatori. Un buon proseguimento a presto.